Buongiorno a tutti, io appunto sono, ecco, prendiamo questo. Io sono Erika Ghirelli, sono in servizio presso l'unità orientamento e tutorato e oggi sono qui per portarvi appunto i saluti istituzionali sia del professor Frignani, che per causa di forza maggiore oggi non è riuscito a essere presente, e della dottoressa Felt, che è responsabile dell'unità orientamento e tutorato. Mi associo a quanto diceva prima il professor Masino, ringraziando il professor Gatti per aver realizzato anche quest'anno questa iniziativa, che già l'anno scorso aveva avuto un grandissimo successo e quest'anno l'ha riconfermato. Ringraziamento ovviamente che viene anche dalle persone che oggi sostituisco, per appunto aver messo in atto, ecco, un'iniziativa di questo genere che rientra a pieno titolo tra le attività di orientamento. Che cos'è l'orientamento? È un insieme di passaggi, un processo che inizia già nella scuola superiore e che ha come finalità di dare agli studenti degli strumenti per effettuare una scelta del percorso universitario a cui iscriversi che sia ben pensato, insomma, una scelta consapevole. Il momento storico in cui ci troviamo, diciamo, è molto particolare, molto delicato. La motivazione diventa fondamentale. Ecco che avere le informazioni per scegliere in maniera oculata e consapevole appunto il corso di studio diventa veramente importantissima. Ovvio che quali sono i punti cardine della scelta del percorso universitario? Ovviamente ascoltare le proprie attitudini, seguire i propri talenti, i propri interessi, ovviamente con un occhio a quello che saranno poi le opportunità professionali, quindi quello che si andrà materialmente a fare lavorativamente dopo la laurea. In tutto questo processo si inserisce quindi perfettamente l'iniziativa che oggi si svolge, che è appunto quindi il fine di dare sia delle indicazioni a chi è ancora iscritto alla scuola superiore, sia a chi ha già maturato la sua scelta, sta già portando avanti il proprio percorso di studio, sia a chi l'ha terminato e quindi si trova a dover mettere un primo piedino, a fare il primo passo nel mondo del lavoro. Ecco, quello che è veramente lodevole, ecco, quello che non solo faccio io, ma soprattutto coordinano i delegati, è il mettere in campo un dialogo sempre più aperto con il mondo delle aziende, delle imprese. Università di Ferrara pone una grande attenzione ai propri studenti, non solo fino a che sono iscritti, ma anche successivamente. Quindi si occupa di loro anche dopo che hanno ottenuto il pezzo di carta. Io, ecco, non vorrei aggiungere altro se non appunto augurarvi buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo per quello che sarà da oggi in poi. Confermando, ecco, esattamente quanto diceva il professor Masino prima, non esistono lauree deboli. Ciò che è importante per ciascuno di noi e di voi è coltivare i nostri interessi, le nostre passioni e mantenere sempre alta la motivazione. Tutto qua. Grazie e buon lavoro.